Un potente affresco degli anni 20 e 30. Con queste parole la scrittrice Maria Sacca ha descritto il suo ultimo lavoro letterario, presentato su iniziativa del circolo di lettura dell'ARAS e del comune di Roccella Ionica nel quadro dei Caffè Artistico Letterari 2018 venerdì scorso, nel cortile dell'ex convento dei Minimi a Roccella Ionica. Il libro prende il titolo di Lettere di Antonio Alvaro al figlio Corrado, di Franco Pancallo Editore. Un'opera che per mezzo delle lettere scritte tra il 1921 e il 1933 descrive un periodo difficile socialmente, storicamente e anche politicamente per il nostro paese. E in questo libro ho raccolto le lettere che il padre di Corrado Alvaro, Antonio Alvaro, scrisse dal 1921 al 1933. Il figlio infatti era a Roma ed era un periodo, come abbiamo detto, difficile. È molto molto complicato, anche socialmente, storicamente, politicamente. È l'ultimo regalo che mi ha fatto il mio carissimo zio prete, il fratello di Corrado Alvaro, che ha vissuto gli ultimi 8 anni della sua vita a casa nostra e mi ha detto, quasi tronfio di farlo e soprattutto contento di potermi fare questo piacere, queste Maria le puoi pubblicare. Ed ecco che ne è nato, per i tipi di Franco Pancallo, questo libello, Le lettere di Antonio Alvaro al figlio Corrado, che a mio avviso, scusatemi l'immodestia, sono un potente affresco storico, sociale soprattutto, degli anni 20 e 30. E quello che mi stupisce è come un uomo che fu però maestro, era farmacista, era notaio ed era tutto nella piccola San Luca, ecco, sia riuscito a mandare i 4 figli che compaiono anche in Asia per l'orto come i 4 fratelli provinciali, quindi Corrado, Beniamino, Guglielmo, a studiare al Mondragone, che Alvaro definisce la nostra Oxford moderna, in Roma vestita di nuovo, pagina 177. E ancora mandò l'ultimo figlio, il prete, quello che stava con noi, a studiare all'Almo Collegio Capranica, dove Massimo stesso fu addirittura compagno di scuola di quello che sarà il beato Papa Paolo Montini, quindi Paolo VI.